Nella sezione video inchieste, il premio va alle catene della distribuzione di Leonardo Filippi, Maurizio Franco e Maria Panariello, ora se sbaglio, per aver efficacemente messo in luce la complessa serie di relazioni attive tra il mondo della produzione agricola alimentare e la vendita al dettaglio, per aver illustrato con espressività narrativa il perverso gioco di ruolo tra i grandi marchi della distribuzione e i piccoli e medi produttori. Un'inchiesta che contribuisce ad accendere una luce pur lieve sulle insidie che si nascondono dietro le colorate e suggestive offerte dei supermercati e quindi sulla filiera che, in virtù di una catena di patti leonini, conduce fino allo sfruttamento schiavistico del lavoro nei campi. Questa è la motivazione collettiva della filiera. La mia esperienza di Bayer ormai risale a qualche anno fa e per onor del vero devo dire che la situazione è precipitata negli ultimi 8-10 anni. Il mio compito di Bayer è quello di salvaguardare gli interessi della catena di distribuzione. Prima l'industria e il sistema produttivo in qualche misura poteva andare dal distributore e dire: questo è il nostro prezzo, e tu applichi il margine che ritieni e poi lo metti in vendita. In questa fase non è più così. Solo 15 centesimi su un euro di vendita vanno nelle tasche del produttore agricolo. Tutto il resto va alla logistica, va al packaging, va alle intermediazioni. La cosa più semplice e banale è riversare questo sul costo del lavoro. Cosa deve fare un fornitore per sopravvivere? Quanto si deve piegare? Cosa deve accettare? Cosa deve rinunciare come persona? Come sono stati questi mesi di lavoro? 7 mesi estenuanti ma belli, 7 mesi in cui abbiamo imparato un lavoro e abbiamo conosciuto un altro mondo, il mondo dell'ortofrutta e dell'agroalimentare in Italia. Sì, noi ci siamo sempre interessati al tema dell'immigrazione e chiaramente quello del caporalato, che è una questione legata chiaramente a questo tema, ci ha sempre attirato moltissimo, e però volevamo analizzarlo da un'altra prospettiva, poiché si parla sempre di ghetti e di campi, volevamo appunto risalire alle cause di questo fenomeno, e quindi per questo abbiamo fatto un vero e proprio viaggio dal nord al sud Italia per capire come funziona il sistema della distribuzione in Italia, che sono i supermercati dove ogni giorno facciamo la spesa, da cui però partono, secondo noi, secondo quello che abbiamo appunto raccolto, una serie di dinamiche di schiacciamento dei prezzi e di pressione sui diversi anelli della filiera agroalimentare, fino ad arrivare sull'ultimo, che è quello dei lavoratori e dei braccianti agricoli. Com'è stato lavorare in gruppo? Dunque, lavorare in gruppo sicuramente è stato faticoso perché, insomma, il fatto di doverci sempre confrontare in tre comporta un surplus di tempo, insomma, di impegno, però secondo me questo ci ha dato anche un valore aggiunto, cioè ci ha permesso anche di sommare le nostre competenze e di metterle insieme per creare un prodotto il più di valore possibile. Speriamo che questa collaborazione si noti, questo valore aggiunto si veda anche poi nel risultato finale. Io mi procuro la targa che verrà assegnata al vincitore della categoria WebDoc, cioè la quinta edizione del Premio Orione, ma la prima appunto che ha questa categoria prevista. Assessora? Nella sezione WebDoc il premio va a Le Altre Case di Bologna per aver ricostruito e documentato con straordinaria ampiezza di prospettiva e ricchezza dei materiali raccolti il problema della mancanza di alloggi popolari a Bologna. La pluralità delle voci e delle opinioni raccolte, la capillarità dell'indagine sul territorio si uniscono, nel ricorso alle tecniche espressive del web, alla sensibilità giornalistica applicata nell'illustrazione del delicato tema dei senza casa. E dimostrano quanto sia utile e necessario realizzare inchieste di carattere sociale anche in realtà solitamente percepite dall'opinione pubblica come prive di significative criticità legate alla disuguaglianza economica e alla giustizia sociale. Complimenti. Allora,
vado all'agenzia delle armi, dicono non si può, per 5 persone, per il tuo contratto 2 ore e mezzo, non si può, facciamo una data. Si perde prima il lavoro, poi si perde la casa e poi ti trovi per strada. Bologna sono centinaia di palazzi vuoti e chiusi, perché per loro è facile dividere le famiglie e non dare le soluzioni alla gente quando basta aprire questa porta. È arrivato questi di Asia che ha dormito con noi dentro in occupazione, ha detto svegliate perché è arrivata la polizia, è arrivata la sbomba. Sicuramente un progetto costa molto meno che uno sgombero con tutte le sue conseguenze alla collettività tutta. Qui si parla di 8-10 anni che hanno tirato giù le case che c'erano qui. Quindi prima o poi finiranno queste e poi probabilmente cominceranno con altre. Di sera mi hanno chiamato, ti hanno occupato l'appartamento. Li rendiamo inagibili per evitare che vengano tornati a essere occupati. La gente pensa, ma a me non toccherà mai. Invece arriva un momento che per un qualsiasi gioco del destino ti tocca. Com'è andata questa esperienza del premio Roberto Morrione? È andata benissimo, siamo molto contente e è stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché è stato molto utile essere seguite da dei veri professionisti ed avere, diciamo, avere la possibilità di chiedergli delle cose e di fugare dei dubbi che magari potevamo avere noi nella nostra, diciamo, inesperienza nell'affrontare degli argomenti così forti. Voi appunto vi siete occupati dell'emergenza abitativa a Bologna. Come è stato avvicinarsi a questo tema? Sicuramente è stato complicato perché è un tema, diciamo, che avendo vissuto Bologna come universitarie non conoscevamo fino in fondo. Quindi è stato complicato sia entrare in un meccanismo che fondamentalmente non c'era noto, sia riuscire a scavare, a cercare dentro qualcosa che noi effettivamente stavamo cercando. Volevo capire, perché parliamo di emergenza abitativa a Bologna, se ne parla poco, che cosa c'è da raccontare o da investigare sulla situazione a Bologna, appunto su questo tema? Diciamo che è un po' il punto da cui siamo partiti nella nostra ricerca, nel senso che ci sembrava che da parte dei giornali, dei media in generale, fosse raccontato soltanto l'esperienza dell'occupazione, quindi la conseguenza delle difficoltà delle persone. E quindi noi abbiamo cercato di ampliare il più possibile, quindi guardando forse WebDoc se ne rende conto, lo sguardo e vedere come oltre alle occupazioni dei grandi edifici vuoti pubblici da anni, o delle case popolari occupate, ci fossero delle persone in difficoltà e delle risposte istituzionali non ben organizzate, ed è quello che abbiamo cercato di far emergere appunto suddividendo il web doc nelle quattro parti: sfratti, quindi le difficoltà delle persone sotto sfratto, occupazioni e risposte istituzionali. Perché questa non è una trasmissione dove il problema è fuori, ecco, io proprio non sopporto le trasmissioni dove c'è fuori. Mi piacciono quelle dove il grido finale dentro, cioè chi includi, non chi cacci. Per questo ho voluto ringraziare le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato. È un numero crescente e quest'anno era anche diverso, perché oltre alle video inchieste tradizionali c'è stata questa categoria, di cui poi parleremo, dell'utilizzo del web, dei nuovi linguaggi. E non era semplicissimo. E anche a questa hanno risposto con grande partecipazione. La giuria è stata... I temi, forse sarebbe utile... ciascuno di noi, politico, sindacalista o cittadino, si riguardasse.
perché aiutano a capire prima, non aspettare il giorno dopo, perché molti dei temi che loro hanno fatto, che hanno curato, riguardano il malessere, riguardano le periferie, riguardano i margini, riguardano l'immigrazione, riguardano quel dolore profondo che non sente e che spesso non vede in televisione e che non è più di piccole minoranze, ma anche talvolta anche di grandi maggioranze. Hanno intercettato un urlo che spesso non viene amplificato o raccontato, secondo i grandi giornalisti d'inchiesta che poi sapranno parlare meglio di me. E quindi questo è il senso che ha accumulato. Racconti mai banali, mai fondati sulla retorica, ma attraverso l'utilizzo di tutti i linguaggi. L'Italia doveva fare arrivare in Europa più di 30.000 persone e da quando la relocation è partita siamo a 800.000 persone trasferite. I feel like violated my rights because I have freedom of movement, you know. Everybody have the right to move wherever they like to be. And they didn't tell me where I'm going and for how long I stay. L'organizzazione criminale dall'interno o dall'esterno dei centri di accoglienza spiega, induce il migrante, i migranti ad allontanarsi da quel centro e a raggiungere dei punti di raccolta nelle varie città d'Italia. Se uno vuole andare a Roma lo fanno pagare anzi di 40 euro per biglietto, 40-38 euro, lo fanno pagare 150 euro. Per Milano 200 euro. Poi c'è dietro la struttura che invece lucra su questo e fa forza. È proprio la forza intimidatrice, la violenza psicologica che le organizzazioni criminali incudono poi sul cliente. È proprio questo, guarda che se parli chi ce li metti? Sei tu. È stata un'esperienza dura perché comunque io non, giravo da sola, non avevo compagni di gruppo, quindi è stato difficile cimentarsi con i problemi tecnici, i problemi delle interviste che ti saltano perché l'intervistato ti dà buca, però alla fine dell'esperienza devo dire assolutamente di aver imparato tantissimo, di aver potuto viaggiare grazie al pezzo che dovevo girare e di esserne uscita decisamente più professionale. Tu ti sei occupata della tratta dei profughi eritrei in Italia. Perché questo tema? Come ci sei arrivata? Perché io da attivista stavo spesso con i migranti e spessissimo questi migranti erano eritrei, perché a Roma ci sono molti eritrei che passano per la stazione Tiburtina, e quindi ho cominciato ad incuriosirmi, a cercare di capire qual era il meccanismo che li portava a Roma e come mai nessuno ci volesse rimanere sostanzialmente, come mai volessero tutti andare a nord Italia, ma soprattutto nord Europa. Com'è stato il rapporto invece con il tutor, con i tutor del premio? Il tutor mi ha insegnato a fare la televisione, nel senso che io ci ho messo il contenuto, lui soprattutto mi ha spiegato come dovevo utilizzare un linguaggio televisivo, perché le cose che devono andare in onda devono avere una certa forma, e poi sì, mi ha spronato sui contenuti a fare sempre un po' di più. Se dovessi lasciare un messaggio alle persone che adesso guardano il nuovo bando, che cosa diresti alle persone che sono in dubbio, quindi se partecipare oppure no? Che è l'occasione più comoda in cui possono lavorare e fare un'inchiesta da giovani che non hanno un nome, perché in altri contesti probabilmente lavorerebbero a condizioni più svantaggiose. Siamo 6.000 autisti, abbiamo una carenza di personale viaggiante in ogni settore.
molti osservatori si interrogarono perché non avessi portato i libri in tribunale. Penso che la Procura di Roma abbia proprio una stanza dedicata all'ARAC a questo punto qua. Io credo che sia uscito da tutte le parti che ci sia un consociativismo politico sindacale grandissimo. Il fatto che si chiedesse di timbrare il cartellino non mi sembra qualcosa, una richiesta assurda. Si è pensato per esempio ad assumere grandi quantità di personale, forse dove non ce n'era bisogno, e questo ha comportato delle spese ragguardevoli. Non si è pensato ad una programmazione corretta per la sostituzione ciclica dei mezzi. Dove si erano andati a finire questi soldi? Non sta a me dirlo, so che c'è un'inchiesta in corso e quindi saranno loro poi ad accertare questo. Restituire a Roma la più efficiente azienda di trasporto. Vabbè, quello, sì, quindi la priorità sulla cercare di riportare ATAC in una posizione di forza e capace di offrire un servizio che sia il migliore possibile. Come sono andati questi mesi di lavoro sull'inchiesta? Sono stati mesi molto intensi, sei, sette mesi molto intensi, perché il tema affrontato, insomma, era molto complesso, c'erano molte cose da sviluppare. Tutti e tre facevamo e facciamo anche altri lavori di tipo sia giornalistico sia non giornalistico, quindi è stato bello, è stato anche molto difficile in determinati momenti trovare gli spazi, i momenti per incontrarsi, per trovare appunto un filo conduttore comune e portare al termine l'inchiesta. In questo ci ha aiutato molto anche il tutor soprattutto Paolo Aleotti, che è il nostro tutor per i contenuti, diciamo, ci è stato molto utile per tirare le fila molto spesso. Perché vi siete occupati del trasporto pubblico a Roma? Prima di tutto perché siamo utenti. Una volta ci dovevamo incontrare per fare un altro lavoro, ci eravamo dati un appuntamento, siamo arrivati tutti e tre, anzi quattro perché c'è anche Sebastian, con un'ora di ritardo, e ci è venuto quasi giocando quest'idea. Abbiamo pensato, ma un utente da casa sul giornale, su internet, può leggere le inchieste, può leggere che c'è un ammanco, può leggere le gomme, ma come vive? Noi abbiamo provato a trasmettere l'esperienza di un utente, sia agli utenti romani che si rivedono, sia a chi non ha mai viaggiato sul mezzo pubblico a Roma. Speriamo di esserci riusciti. L'immagine che ne è uscita è peggiore di quella che avevate già in testa? No, anzi, per esempio noi abbiamo rivalutato la categoria degli autisti, abbiamo incontrato dei lavoratori ATAC che sono costernati ogni volta per i disservizi. Abbiamo incontrato degli utenti che giustamente sono arrabbiati ma non sanno con chi prendersela, se la prendono col primo che capita, con l'autista che è in prima linea. Per esempio noi ci siamo affezionati a questa categoria e ci dispiace, come dispiace loro, che un servizio così importante che può portare economia a una città sia stato gestito per tanti anni in questo modo, senza la programmazione, senza la progettualità, e questa è la cosa che più ci ha inquietato, più di ogni singolo episodio di cronaca. Tra le due categorie avete scelto quella del web doc di inchiesta, perché? Beh, diciamo che ci è sembrata sicuramente quella più adatta al nostro tema, sicuramente perché permette una cross-medialità, quindi la possibilità di utilizzare il video, le grafiche e il testo, e così quindi di mettere insieme ogni contenuto con lo strumento che può essere più adatto. Noi abbiamo scelto poi di usare una piccola telecamerina a 360 gradi che attraverso foto e video a 360 gradi dà la possibilità all'utente di ruotare all'interno della foto e del video, e quindi di entrare effettivamente sui mezzi di Roma dove noi volevamo portarlo.